quest'oggi comunque c'era un parterre molto importante, di piloti fortissimi, e ieri siamo partiti abbastanza bene, stamattina ho faticato un po' sui punti di frenata, poi mi sono un po' ripreso, l'ultimo giro con Boston è stata veramente una bellissima battaglia, lui è stato bravissimo, secondo me è un talento incredibile, vista la sua poca esperienza, quindi gli faccio insomma un bocca al lupo per la sua carriera perché se la merita tanto, e ovviamente complimenti anche ai nostri avversari e al team CPF Sport che ci ha messo a disposizione come sempre una macchina super performante. Tu hai fatto i complimenti a Boston Nobel, però anche lui li ha fatti a te, ha detto lui è il migliore, sei d'accordo? Ma oggi sì, vista classifica, però no, a parte gli scherzi, è un po' che non correvo su terra, ci serviva un'ottica appunto 2023 per riprendere un po' gli automatismi, è andata bene e avere dei piloti forti contro è sempre stimolante e ti fa anche capire a che livello sei, quindi bene così anche con Pirelli che anche oggi insomma ha fatto il massimo per noi, e anche grazie alla scuderia ISE SRL e a tutti i nostri partner che hanno permesso di esserci, quindi che ha permesso che quest'oggi fossimo qui. Senti, come andrà avanti questo 2023? Il prossimo appuntamento sarà la mia gara di casa, il Rally dei Laghi, in cui correrò con una macchina piccolina rotomotrice sempre con Andrea che è un mio amico, e anche per lui la gara di casa, quindi anche quella un po' insomma per svegliare gli automatismi in vista del gioco. Allora, pronti per la prima gara del campionato, Andrea, andrete a farvi questa passeggiata, anzi sarete a casa a farvi una passeggiata. Sì, non vedo l'ora anche del Rally dei Laghi, già oggi è stato bellissimo. Ringrazio Andrea che mi ha dato questa possibilità perché sono fortunato. Senti fortunato perché sei accanto a lui, perché sta crescendo questa intesa fra di voi. Ma la mia quarta gara, essere al suo fianco e farla assoluta, mi sento fortunato. Sai che è emozionato, cioè fatto caso, adesso sale sul podio, chissà che succede, potrebbe accadere di tutto. Ma il gradino più alto, quello migliore, quello assoluto va ad Andrea Brugnola con Andrea Sassi, sono i primi assoluti e a loro e a Gisele il loro riferimento di team per con la Citroen C3 in R5, il ripeto, gradino migliore del podio di questa battaglia alla terza Rally Valle del Tevere.